I Minion. I Minion sono sul nostro pianeta da molto più tempo di noi. Vengono chiamati in molti modi. Dave, Carl... Oh, lui è Norbert. È uno sciocco. E il loro obiettivo è sempre stato uno solo. Servire il padrone più cattivissimo al mondo. Senti qua! Se la banana! Miam, miam! Ai, ai, ai. Trovare un padrone era facile. Tenersi un padrone, invece, era piuttosto complicato. Allora, raccontateci un po', vabbè, i vostri personaggi, la domanda di rito. Allora, io sono la cattivissima che vuole sterminare Minions, sono Scarlet Exterminator e sono potente, cattiva, arrabbiata, furente, furiosa e però innamorata pazza di un balengo. Che è lui. Io sono il balengo che si innamora di una così, capito? Invece no, in realtà anch'io quindi divento cattivissimo per amore, faccio di tutto per assecondarla. E siamo nella Swinging London, quindi insomma siamo in una meraviglia, in un momento meraviglioso, siamo molto innamorati e lei vuole conquistare l'Inghilterra, pensa. Che poi ho ambizioni minuscole. Un'ambizione minuscola, io la secondo anziché... Capito? Cosa che peraltro faccio nella vita sempre con lei, cioè sì. La secondo, perché cosa fai? Ti metti a contraddire? No, figurati, mi lascia sempre parlare, non mi interrompe sì, mai. Vai. Cioè siete stati coinvolti in questo progetto? Ci hanno telefonato e allora ho pregato di prendere Luciana, ho detto che chiedo una cortesia, c'è questa mia amica che ha bisogno tanto di... Ma io invece ero molto contenta perché la direttrice del doppiaggio è Fiamma Izzo, che è bravissima e che è una figata lavorare con lei. Io doppiamo già moltissimi anni fa, ho iniziato doppiando, quindi arrivare a farsi dirigere da Fiamma Izzo... Che è riuscita a far fare il doppiaggio anche a me, cioè, no ma veramente, no, lì ma come lui è bravo. Come l'allenatore, cioè lei ti dice le cose che devi fare. No, no, allora, diciamo la verità, lui è un deficiente, però sì. Tu... Nel film? No, no, anche nella vita. Ah. Però il problema è, cioè il vantaggio è che lui sa usare molto bene la voce perché fa le imitazioni, ha iniziato facendo l'imitatore, quindi nel film quasi non sembra lui. Ma è stato bravissimo. Ma anche lei è bravissima, infatti lei, sai no, che lei, non, lei so, non ha questa... sempre la stessa voce. La voce che voi sentite non è quella di Luciana, lei ha un'altra voce, identica sì. A Sandra Bullock, che è quella che doppia il film in America. Sì, sì, è indemoniata, esattamente, ecco. Lei ha un demone dentro che ha questa voce. Mi tolgo la demone. Scarpa. No. Ecco. Nella vostra insomma, infanzia avevate questo fascino per il cattivo? No, io sempre... non tanto, perché i cattivi mi hanno sempre fatto paurissima, anche nelle fiabe dei fratelli Grimm, che ci sono queste streghe, queste matrigne bastarde, così. Io adesso che parole! Ma dai! La strega di Hansel e Gretel, sono tremende. Ma poi quelle favole erano cattive vere. Cattive vere, cioè poi che facevano delle robe tremende. Ma abbandonati quindi, bambini nei boschi, le sì, cose, ma dentro le gabbie, li fatti ingrassare, dimagrire, ma era una roba tremenda. Adesso si accanisce contro i Grimm, cioè per dire... No, perché anche pattini d'argento. Sì, ho capito, ma adesso stiamo parlando dei Minions, perché vai a pattini perché d'argento? Perché sono finita lì? Ma non lo so, perché sei vecchia. Senza un padrone, senza uno scopo, erano demotivati e depressi. Se fosse durata ancora, si sarebbero estinti di sicuro. Poi un Minion si è fatto avanti. Kevin era il più orgoglioso. Lui avrebbe trovato per la sua tribù il più cattivo tra i cattivi da servire. Stuart più che altro era affamato. Lui avrebbe mangiato la banana. E Bob? Bob aveva una gran paura del viaggio che lo aspettava. E per Luciana, visto i costumi che hai messo a Sanremo, questi vestiti... stupendi, il vestito di Scarlett dell'ultima parte, lo sogni, lo vorresti nell'armadio? No, allora no. Perché tutti i vestiti saremo bellissimi, sono dei vestiti che non vorresti nell'armadio, perché devi avere un armadio apposito per tenere quei vestiti lì che poi non metterai mai più. E anche le scarpe, quindi per me la cosa più difficile di Sanremo sono state proprio i vestiti.
che erano bellissimi ma molto difficili da portare. È una frase molto profonda, grande, molto no, impegnativa. Perché non sembra che invece le donne amino queste. Si vede che non sono una donna, sono solo una donna. E neanche una santa. Oh, hello papagena, tu le bella con la papaya. Un saluto a News Cinema, era imbambita. No, ma mi guardi, ci mettiamo d'accordo. Ma no, dovevi dire, dicevo, News Cinema. Ma saluto a News Cinema. Ciao, arrivederci. Ciao amici di News Cinema. Vi vogliamo molto bene.